Finalmente è uscita la nuovissima skin Sandy Golosone e oggi dobbiamo riscattarla a tutti i costi. Ma vi dirò di più, oggi le penitenze me le voglio creare io, quindi siamo qui in sopravvivenza 2 e come potete vedere stiamo giocando con i comandi invertiti. Voi sapete che io odio a morte i comandi invertiti e l'ho voluta scegliere come prima penitenza, quindi oggi cerchiamo di fare le penitenze più difficili di sempre. Quindi se riusciamo a vincere almeno 3 partite su Brawl Stars riusciremo a riscattare la skin Sandy Golosone. Ma sto notando che ultimamente state lasciando pochi mi piace, quindi controllate qui sotto se avete messo mi piace e assicuratevi di aver cliccato la campanellina in modo da ricevere sempre le notifiche sui nuovi video. Attenzione, abbiamo fatto la nostra kill, ci prendiamo il primo power up della partita, cioè abbiamo iniziato già da un botto di tempo e ancora dobbiamo prendere un power up. Finalmente già 4 squadre, riusciamo a far fuori il signor Semino. Il problema è quella Bibi, cioè guardate, Bibi è un grande problema, quindi io provo a raccogliere tutti i power up, aspetto che il mio compagno respawna e in tutto ciò noi siamo già 3 squadre rimanenti. A me va più che bene questo. Io vi ricordo che sto giocando con i comandi invertiti, per questo sto smirando un botto. Gli avversari hanno tantissimi power up, quindi mi sa che non mi conviene avanzare più di tanto. Anzi, sicuramente faremo il secondo posto, ma voi sapete meglio di me che in una sopravvivenza 2 il secondo posto già è una vittoria, quindi provo a fare in questo modo. Va bene, abbiamo disattivato la trappola. Raga, vi giuro che è difficilissimo giocare con Colette con i comandi invertiti, visto che non puoi utilizzare la mira automatica, ad esempio con Shelly. Giocare con i comandi invertiti, vabbè, più o meno stiamo là, dai, si può fare. Mentre con Colette è molto molto difficile. Tra l'altro il mio compagno si è fatto killare, è molto ma molto complicata la situazione. Prova, ah vabbè, la super utilizzata meglio del 2020. Voglio il premio Nobel assolutamente per questo. E di qua c'è Maxine con 8 power up. Intanto è respawnato il compagno, il signor Boo, che adesso ci farà fuori perché lui ancora... Oh, attenzione, riesco a far fuori Boo, riesco a far fuori... Non ci credo, stavo per utilizzare la super, secondo me con la super la facevo fuori. Però va bene così, il secondo posto ci accontentiamo. Prima sfida portata a casa. Vabbè, ho appena avviato per sbaglio un'altra sopravvivenza duo con Colette. Sto giocando di nuovo con i comandi invertiti. Vabbè, oh, attenzione, ci ha riconosciuto anche, salve signor Luigi, un italiano. E in ogni caso noi dobbiamo riuscire a vincere anche questa partita perché è stata avviata per sbaglio. Però io sto notando che lo start è molto molto meglio rispetto a quello lì precedente. Sempre se Kazusan non si fa killare, GG per Luigi, riesce a far fuori Iris. E abbiamo già 4 power up. No, 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 raga, ci hanno praticamente accerchiati. Kazusan scappa, Kazusan devi scappare assolutamente. Niente, il signor Gigino è stato killato. SOS allarme, Gigino è stato killato. Kazusan, devi assolutamente scappare con i tuoi comandi invertiti. Vi giuro che è difficile anche camminare con i comandi invertiti, anche se ormai pian piano ci sto prendendo l'abitudine. No, 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 vai via. È nato Gigino, è nato Gigino. Riusciamo a far fuori Iris. Vada, signor Gigino. Perfetto, GG per la kill. 3 squadre. Vabbè, non ditemi che riusciamo a portarci a casa anche questa partita, per favore. Guarda lì quel gelindo, l'ho lasciato con 500. Niente, le super non riesco ad utilizzarle con i comandi invertiti, è difficilissimo. 10 power up per Kazusan, io non me ne ero accorto di questa cosa. Ma vi immaginate se facciamo primo posto con i comandi invertiti? No vabbè, io non ci voglio credere, non lo voglio neanche immaginare. Riusciamo a far fuori Nita? Sì che la riusciamo a far fuori. È partito lo scontro finale, riusciamo a portarci a casa un'altra partita. Perfetto, scontro finale Bibi contro Kazusan. Io con 13 power up, lei con 9, quindi dobbiamo gestircela bene. Guarda lì, guarda lì, non ci voglio credere. Niente, le super sono maledette con Colette con i comandi invertiti. Assurda questa cosa. Mai una super andata a buon fine. No, no Bibi, no Bibi, stai buona, stai buona Bibi. Dimmi che la facciamo fuori, dimmi che la facciamo fuori. Perfetto, per fortuna Colette fa un botto di danni quando hanno tanta vita gli avversari. E siamo appena morti. Guarda lì, guarda lì, con 700 di vita non partiva il colpo. Vabbè, un altro secondo posto, quindi già 2 vittorie portate a casa. Ma adesso è arrivato il momento di Siri, quindi dimmi un numero casuale compreso tra 1 e 39. Secondo i miei calcoli 21.
21. Ok, secondo i suoi calcoli 21. Quindi dobbiamo giocare con 8 bit, visto che è il 21esimo brawler ordinato per meno trofei, quindi solamente sul mio profilo. Eccoci qui all'interno di Foot Brawl. Fortunatamente i comandi non sono più invertiti, mi sono ricordato di cambiarli. E abbiamo iniziato benissimo, raga. Ci hanno appena killato, direi che è uno start perfetto per Kaldos all'interno di Foot Brawl. Però il gol non ce lo facciamo fare, onestamente. Lui prova il tiro, non segna. Raga, devo ricaricare a tutti i costi la super. Il primo sta praticamente dormendo, credeva ci fosse qualcuno lì all'interno dei cespugli. Attenzione, vada signor Brock, vada signor Brock, perfetto. Io provo a piazzare una super così vado più veloce. Dai 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 dai, la passiamo del primo. Però la palla vuole entrare diretta perché ha tirato Kazuson, e quindi la palla dice no, ha tirato Kazuson e quindi devo entrare visto che deve segnare lui. No, 8 bit non puoi segnare, 8 bit non puoi segnare, non ci credo. Il primo, il mio compagno, ha distrutto anche la nostra base, quindi adesso abbiamo tutto spaccato. Ma che sfortuna che abbiamo, non possiamo più farci segnare, quindi vietato arrendersi della vita. Riusciamo ad avanzare, perfetto, ma io devo passare la palla a loro. Ok, passiamo la palla a Mattia. Mattia, devi provare assolutamente il tiro. Mattia tira, sì, altra partita portata a casa, quindi tecnicamente già siamo a 3 partite, ma io in realtà la seconda partita l'ho avviata per sbaglio, quindi ci giochiamo l'ultima partita con il signor Francuccio, visto che non lo utilizzavo davvero da tantissimo in Foot Brawl. Ma non posso utilizzare la super, quindi posso andare solamente di attacco normale e di gadget. Vada signor Kazuson, dimmi che riusciamo ad avanzare. Guarda qui, direttamente sotto la porta Kazuson, prova il tiro, sì, subito, così belli diretti, ci portiamo a casa il primo gol. Ragazzoli, io voglio il secondo gol immediato. In tutto ciò io ancora devo ricaricarmi la super. Riusciamo a far fuori Leon, purtroppo non era il Leon originale ma era il suo gadget. E raga, io voglio ricaricarmi la super così, giusto per sfizio, così li metto paura agli avversari. Guarda, volendo ora posso utilizzare la super, ma non l'andrò mai ad utilizzare. E niente, mi hanno killato, cioè ero chiuso all'interno di un panino, ero diventato un hot dog. Va bene, 1-1, facciamo finta che non sia successo niente. Siamo respawnati, io ho la super. Vi ricordo che non posso utilizzarla perché ovviamente devo rispettare la mia penitenza. Volendo posso passarla di qua. Leon cosa sta combinando? Ah niente, quello lì era Leon con il gadget. Non ci sto capendo assolutamente niente di queste partite. Però volendo potrei tirare con il tiro più lungo, quello lì che si fa attraverso il tasto della super. Niente, ci ha provato Jesse, non c'è. Cioè guardate, qui avrei potuto utilizzare tranquillamente la super, e oltre ad aver spaccato tutto avrei killato anche il primo, ma purtroppo non posso farlo. In tutto ciò noi siamo ancora in un pareggio, quindi prova a fare in questo modo. Niente, il primo, ok, e il primo li ha finiti per forza tutti i gadget. I miei compagni a questo punto staranno dicendo: ma cosa sta combinando sto Frank? Perché non utilizza la super? E niente, ho fatto la doppia kill. Di qua c'è il primo, quindi dobbiamo assolutamente farlo fuori. Vada 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 signore il primo, lo facciamo fuori. No, e rimani con un capello di vita. Guarda lì, guarda lì, il primo addirittura si è velocizzato. Ormai è una sfida all'ultimo sangue tra me e del primo. Io la passo a lui perché non posso tirare con la super. Prova il tiro e ci portiamo l'ultimissima partita a casa, quindi possiamo riscattare la skin. Ah, ed eccolo qui il carissimo Sandy Golosone. Spolliciata più non posso. Iscrivetevi al canale cliccando la campanellina. 3, 2, 1. Andiamo a riscattare questa skin. No raga, è davvero bellissima. A me piace tantissimo, in tanti l'hanno criticata. Ma come fate? Cioè guardate com'è puccioso. Lo proviamo velocemente all'interno di una sopravvivenza duo. Tanto durerà pochissimo sta partita perché subito ci killano. Perché io già lo so, ogni volta che riscatto una skin e mi avvio la partita proprio con quel brawler con cui ho riscattato la skin, vado a perdere subito la partita. Però sto notando che lo start è molto interessante. Magari il gioco può smentirmi. Dimmi che riusciamo a far fuori Energetic. Niente, si è teletrasportato. Io provo a curarmi subito con il mio gadgettino. Boom, subito vita al massimo. E niente raga, ci conviene scappare perché Colette mi sta praticamente distruggendo anche l'anima. Energetic va ad utilizzare la sua super, quindi oh mio dio, sta tipo già al secondo terzo potenziamento. Raga, Bull, il mio compagno è stato accerchiato. Mi dispiace Bull, ti ho voluto bene, io me ne scappo. Oh, attenzione, già 3 squadre rimanenti. Dimmi che facciamo fuori la signorina Iris. Perfetto, Kazuo-san scappa. Ok, siamo arrivati allo scontro finale. Io devo aspettare che respawn il mio compagno. Però Colette ed Energetic non mi danno tregua. E niente, vabbè, secondo posto che ci sta.